Ciao Fiammetta, sono Mind Bear e oggi vi mostrerò a te e al pubblico che ci ascolta da casa come sopravvivere in una giungla. Ora mi butterò da questo aeroplano e vedrò di atterrare più vicino possibile alla costa. Ok, partiamo! Quella lì sarà la foresta nella quale io dovrò sopravvivere. Sembro proprio fortunato perché il tempo è buono, ma non lasciatemi ingannare dall'apparenza. Anche se la giornata è splendida, nelle stesse acque nella quale io sto nuotando in questo momento si celano pericoli talmente pericolosi che rabbrividisco il solo pensiero. Devo raggiungere la riva più presto. Mi sto avvicinando, ma è questo il momento più pericoloso. Infatti, per esempio, il temibile saccente scrotopalla dagli occhiali abita le acque più basse perché più calde e ricche di vita, così riesce a rifornire di cibo alla sua tana in vista dell'inverno. Ok, ma io sembra che me la sia cavata. Sono stato molto fortunato! Lo scrotopalla gira spesso in queste acque e pensate che quest'anno ha già mietuto 27 ignari nuotatori! Ma basta pensare allo scrotopalla, adesso andiamo avanti! La spiaggia dove sono arrivato sembra essere deserta, e la prima cosa che si deve fare, specialmente arrivati in una giungla disabitata, è raggiungere una posizione sopraelevata. La mia missione è sopravvivere, e per farlo avrò bisogno di tutto ciò che riesco a trovare. Naturalmente con me c'è il mio coltellino, accessorio sempre utilissimo. La strada risulta essere piena di pericoli, di rupi, rovi, animali affamati, di rupi affamati con animali roventi. E il mio pensiero ricade subito, non su di me, ma sul cameraman che mi segue. Questo ragazzo non ha una preparazione militare deficiente come la mia e non è abituato a tutte queste difficoltà, come può essere uno scontro con un animale feroce o semplicemente trovare dell'acqua. Ehi Chris, tutto bene? Forza vecchio mio, se vuoi guadagnarti il pane devi farlo, forza, stammi dietro! Vaffanculo, che me l'ha fatto fare? Sopravvivere è come combattere una guerra, e come nelle guerre non si vince se non si è motivati. Adesso capite com'è difficile sopravvivere senza nulla? A tutti i fattori aggiungeteci mantenere alto il morale del gruppo. Sto scendendo verso questa parte perché mi pare di aver visto qualcosa. Questa foresta è piena di liane che ostacolano il passaggio. È ora di tirare fuori il coltellino e fare un po' di pulizia. Ma state attenti a dove tagliate, alcune volte possono servire come scale. Ehi guarda! Ehi vieni guarda da questa parte. Ho visto una fonte d'acqua. Quest'acqua è bevibile ed è direttamente collegata a una falda sotterranea. È quell'acqua che riesce a dare energia vitale non solo a questa foresta ma anche agli animali che ci vivono. E se siamo fortunati potremo vedere la famosa mucca uterare marrone shalala. Infatti è questo il periodo dell'anno in cui si riproducono e vengono qui per abbeverarsi. Forza, in una foresta non è difficile distinguere tra una zona senza e una zona con acqua. Basta guardare il colore del terreno. Ora andiamo avanti e ci ritroviamo qui, in questo posto che sembra essere dominato dalle piante, i pini che stanno per crescere, ma io se... quella là... mi sembra... non sono sicuro. Forse è una marrone shalala. Non sono sicuro, però... la marrone shalala, oh mio Dio, la marrone shalala! Dobbiamo stare attenti, è molto pericolosa. È molto pericolosa anche in questo determinato periodo dell'anno, perché è la stagione degli amori, quindi è meglio girarsi alla larga, anche se le sue carni succulente mi attirano un poco. Avete visto tutti? Quella mucca shalala mi ha attaccato. Ok. Lo devo ammettere, quella lotta con la marrone shalala è stata veramente dura. Sono fortunato ad essere uscito indenne dal suo attacco. Ora l'importante è stare lontano dai suoi compari e andare avanti. I suoi compari si trovano tutto intorno alla prateria, tutto intorno a quel cumulo d'acqua che ho trovato prima, per abbeverarsi. Sembra sia pieno. Ehi, ma aspetta, questa è una grotta. Sembra proprio abbia trovato una grotta. Forza, andiamo, vi farò vedere qualche trucchetto di sopravvivenza anche lì dentro, visto che ci sono, dai! Saltare direttamente da questa altezza può essere fatale. Mi dovrò destreggiare sugli alberi, come nel mio corso per soldati. La discesa qui sembra essere sicura, e quello che vedo già mi preoccupa. Non so se dire se siamo stati fortunati o no.
Questa caverna appartiene alla famiglia del Celupicciu, una piccola popolazione che viveva sulle cappelle delle montagne del Grande Infiammato, vicino alla cascata del Mestro. I Celupicciu si sono estinti anni fa perché non riuscivano a soddisfare i desideri focosi delle proprie donne, e perciò queste ultime se ne sono andate e hanno lasciato i Celupicciu maschi da soli. Il resto, beh, ve lo potete immaginare voi. Ma che aspettiamo? Entriamo, forza! Inutile dire che in questa caverna il rischio è sempre dietro l'angolo. Per esempio, questo buco, progettato dai Celupicciu per far cadere gli animali, per prendere il loro Ehi, Chris! Guarda, un ragno. Siamo proprio fortunati. Guarda, un occhio di ragno. Che fortuna. Gli occhi di ragno contengono molte vitamine e proteine per aiutarti ad affrontare meglio la giornata. Quello che sto per fare potrebbe salvarvi la vita un giorno. Om nom nom, om nom. Oddio. Sa di... è come mangiare del vomito. Vomito misto a pus, misto a occhi di ragno. È la cosa più disgustosa che abbia mai mangiato. Tutto quello che posso fare è andare avanti, stando attento però a non cadere nelle trappole messe dai Celupicciu, e da notare tra l'altro tutto il materiale prezioso che si lascia alle spalle e i punti di lava illuminati messi apposta per far luce. Ma questa che cos'è? Sembra una falla d'acqua. Oh mio Dio, sembra non finire più. E lì c'è della luce. L'unica cosa che posso fare ora è andare avanti, provare a nuotare contro questa corrente potentissima e vedere se la falla d'acqua riesce a portarmi in superficie. Cosa? Una torcia. Una torcia significa segni di civiltà. Aspetta, non è che... Sì, Chris, vieni qui. Devo dire, vieni, guarda. Come pensavo, questa falda qui farà comunica con l'esterno, e la presenza della torcia picciuina mi suggerisce che c'è una via per arrivare fuori. Però, ora, come avete sicuramente notato, fuori è buio, e il posto più sicuro per passare la notte è questo, in questa caverna. Strano, vero? Però è meglio non uscire mai di notte in una giungla. Sarebbe un terribile errore. Fortunatamente, grazie alle tecniche che ho preso nell'esercito, posso creare facilmente un letto con i semplici strumenti che ho già. Infatti immagino non sappiate che mischiando della pelle, del filo, dell'altra pelle, un pezzo di carne e del filo, si può ottenere un magnifico letto monopiazza col cuscino di lana merino e delle coperte di cotone. Ora il letto è da una piazza sola, quindi dovrò dormire smezzando le dimensioni del letto con il mio cameraman per non farlo dormire a terra. Per oggi è tutto, fiammetta. Nel prossimo video vedremo dove porta questa falda sotterranea. Cercheremo di riuscire a vincere questa giungla. Ora è il momento di riposare. Ciao. Cristo merda, Dio po', perché mi hai buttato giù dal letto? Ma vaffanculo.